Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Siamo contenti per l'ingresso di Francesco Sant'Angelo, coordinatore cittadino, segretario cittadino del Partito Fratelli d'Italia. Questa coalizione che ha a cuore lo sviluppo della città di Mazara del Vallo è in grado di ridurre distanze, di garantire le sensibilità dei vari gruppi che compongono una coalizione fortemente impegnata sul nostro territorio e per la nostra comunità cittadina, che ha a cuore lo sviluppo e un nuovo trend positivo per la città di Mazara del Vallo. È una città che sta cambiando e con il contributo di un partito forte e autorevole come Fratelli d'Italia siamo certi che questa città cambierà ancora più velocemente, con più impegno ed in meglio. A far parte di Fratelli d'Italia c'è anche Giorgio Randazzo. Le questioni interne del partito io immagino che se le in qualche modo se le discuteranno, chiedo scusa, oggi ho un'influenza un po' di trascedine, si sente, se le discuteranno all'interno del partito. Non è certamente nostra abitudine o intenzione entrare in dinamiche interne. Io so che c'è un coordinamento provinciale che a larghissima maggioranza ha approvato questo percorso che Fratelli d'Italia, con impegno anche fatica, no? ha attivato con l'amministrazione Quinci. Guardate, apprezzo questo coraggio, il coraggio di spostarsi, di muoversi in una direzione che ha questo partito, perché ha a cuore lo sviluppo della comunità mazzarese. E questo è quello che deve muovere l'impegno delle nuove classi dirigenti che noi speriamo di poter promuovere nella nostra città. Non certo sentimenti di contrapposizione verso qualcuno, così come il nome che lei mi ha citato, perché la politica non è contrapposizione, la politica è promozione di una propria visione della società, dello sviluppo della comunità. E questo, tutti i progetti che nascono con un unico denominatore, andiamo contro qualcuno, qualsiasi cosa faccia l'avversario che viene trasformato in nemico è una cosa sbagliata, bene, i progetti che nascono con queste idee sono progetti destinati a fallire. Ci si aspettava un rimpasto più consistente. Alcuni vocificavano che l'unico sopravvissuto sarebbe stato ancora una volta Birlardelli. Sopravvissuto mi sembra quasi, no, un personaggio di una serie televisiva, e devo dire che è simpatica come descrizione, la colgo come tale. In realtà noi abbiamo una coalizione che oggi appare forte e coesa più che mai, perché ha tre elementi che sono indispensabili. Un leader riconosciuto che la guiderà verso la prossima campagna elettorale. Un programma chiaro che si vede già in città e che vuole proseguire il percorso di cambiamento che è già stato attivato e che è visibile agli occhi di tutti. E per ultimo una coalizione forte, coesa, estesa, che si riconosce attorno a questo leader e a questo programma. Noi ci guardiamo intorno e non troviamo tutte queste cose in altri avversari. Si riparte con un impegno importante da parte di Fratelli d'Italia, dal partito che rappresento. Intendiamo dare il nostro contributo importante attraverso tutti i canali che rappresentiamo, sia a livello regionale che nazionale. Siamo sicuri che col sindaco e con i colleghi della giunta riusciremo a portare avanti tutti quei progetti già in cantiere, quanto di buono è stato fatto, e sicuramente ulteriori nuovi progetti per il futuro della città, che non rappresenta esclusivamente un impegno a breve termine, ma che sia duraturo nel tempo per il futuro di Mazara del Vallo e per il bene della nostra città e dei nostri cittadini. Ci sono degli esponenti di Fratelli d'Italia importanti che invece vanno da parte opposta. Come vi muoverete? Guardi, per quanto riguarda questo, il quanto deciso dalla direzione provinciale è sovrano. Le scelte fatte dal partito in provincia di Trapani sono scelte che frutto di un confronto, frutto di una votazione che ha avuto una maggioranza,
Da dove vengo io, quando si esprime una volontà, si esprime un voto, si deve rispettare quel voto. Tra l'altro ritengo anche più opportuno lavare i panni dentro casa e non attraverso altri canali inopportuni.